E andiamo subito nelle nostre regioni d'Italia con Lino Santillo, direttore quotidiano del Molise, in collegamento alla sede RAI di Campobasso. Buongiorno Lino, vedo che la tua regione si candida appunto a un grande progetto di sperimentazione che dovrebbe in qualche modo razionalizzare i costi e anche gli oneri di queste ovviamente strutture amministrative, come non solo le regioni ma soprattutto credo che si parli di province, è così? Sì, 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 esattamente, grazie innanzitutto per l'invito. Io il direttore che oggi immeritatamente sostituisco, abbiamo deciso di dedicare questa apertura a una notizia di grande attualità che in passato ha anche scatenato qualche dibattito a livello politico. È una notizia che il governatore del Molise, Paolo Di Laura Frattura, ha voluto condividere con il nostro giornale attraverso un'intervista che poi tra l'altro è figlia delle dichiarazioni fatte dal ministro per gli affari regionali Graziano Del Rio, il quale avrebbe intenzione, ha mostrato questa intenzione di rivisitare un nuovo modello di federalismo su stile modello tedesco. Il governatore del Molise si è dimostrato aperto a questa possibilità, anche perché lo stesso ministro starebbe individuando tre regioni in cui sperimentare questo progetto pilota. Ecco, in buona sostanza il governatore Frattura ha detto: noi siamo pronti, siamo qui pronti a rimetterci in discussione, siamo qui per dimostrare che siamo vicini ai cittadini anche attraverso un nuovo modo di governare. Lino, ovviamente. Scusami se ti interrompo, ma qui scorgendo sulla prima pagina un'altra interessante notizia, perché sono state sequestrati quasi 5.000 capi, diciamo così, contraffatti, griff dell'ITR, Bianchi supera l'imbarazzo e si rilancia con Ferrei. Chi è Bianchi? Allora, Bianchi è il presidente, il patron di questa che è una grandissima azienda del settore tessile, che dà lavoro a tantissime persone, circa 600 famiglie, e che purtroppo ha dovuto subire l'imbarazzo di questo, chiamiamolo sequestro, ma stando alle dichiarazioni proprio del patron Bianchi, si potrebbe anche correggere il tiro. Bianchi ha detto che si tratterebbe solamente di un centinaio di capi che comunque avevano una regolare licenza ed erano destinati ad essere ricommercializzati. Comunque erano probabilmente contraffatti, diciamo. Quindi non 5.000 ma 100? Bianchi ha corretto il tiro parlando di un centinaio di capi e non, come all'inizio si era detto, dopo il sequestro della Guardia di Finanza. Ma una sostanza poi ha anche detto: chiederò il dissequestro e in più rilancerò attraverso nuove joint venture con Ferré. Lo ricordiamo, l'ITR ha avuto commesse nel suo passato e nel presente con marchi come Ferré, Cavalli, Lagerfeld, quindi sì, si può capire la portata. Bene Lino Santillo, ti ringraziamo, speriamo che alle parole sulla razionalizzazione della spesa pubblica in regioni come il Molise seguono anche i fatti, no? Perché poi questo è un paese a cui spesso le parole non seguono sempre i fatti. Ma dai! Va bene, noi continueremo a seguire la cronaca, grazie a Lino Santillo, in collegamento sede RAI di Campobasso. E allora splendidi e splendenti fanno il loro ingresso, Valentina.